Guardi, per raccontare un po' i dettagli vorrei prendermi un po' di tempo e lo Lei era farò davanti scrivendo, però, eh? sì, e lo farò scrivendo perché, come si Però dice, portavate quella moto grande e grossa a depotenziare, giusto? era comunque un appuntamento da un meccanico. Il motivo dell'intervento non lo so bene perché lo sapeva farmi, però era, come si dice, in Toscana, a Sì, Carrara o a Massima, lo sapevo. a Carrara. Sua moglie sta molto male, signor Davide, ovviamente, ovviamente. Quindi lei pensa, cioè, scriverà a noi No, o ho pubblicato alcune, come si dice, brevissimi riflessioni? racconti in vita mia. E anche questo, per raccontarla bene, preferisco scrivere perché a volte parlando si possono dire delle inesattezze, Delle specialmente in questo inesattezze. momento. Certo. C'era davanti lì. Sì, perché ho visto uno Uno specchietto. specchietto. Ma il ragazzo ha preso probabilmente qualcosa per te, cioè facendo la chicane. Il motivo della scivolata non lo so, però è Ma io scivolato. credo che la polizia stradale l'abbia Certo, ricostruito, sì. gliel'avrà detto, immagino, Non ce l'ha potuto spero. dire ufficialmente perché sono atti, come si Ancora dice, sì. riservati. Sì. Comunque era uscito da questa strettoia di cui appunto abbiamo scritto, cioè c'era una Scusate, io strettoia. non ho letto quello che avete scritto. Mi è stata riferita qualche piccola inesattezza, proprio anche per questo vorrei magari scriverlo. Certo, va bene, signora Davide. Era dolce, e amava vivere, trasportava la sua energia a tutti, anche se a casa era Coburgo, tra che l'età non potevo toccarlo, che mamma lascia in stacca, È la però giacca di suo figlio. certo, questa è la sua giacca. E io sono serena perché è morto, non se n'è accorto, non se n'è accorto, è morto sulla sella della sua moto, volando, colpo secco, non se n'è accorto. C'era anche lei in No, macchina? io No, no. lei era giunta dopo. Sì. E io sono stata a vederlo infermo, in coma. No. No, assolutamente lui non l'avrebbe sopportato. È morto sul colpo. E Faceva questa anche mi dà sport, serenità. Sì, signora. andava tutti i giorni in palestra, amava, era sano, non fumava, non beveva, e tutti i giorni in palestra, ci teneva il suo fisico, la sua amorosa che adorava. Che non c'è qui adesso E la in questo ragazza. momento no. Amava andare in giro, era molto attaccato alla famiglia, alla sua casa, guai che entrasse in casa così, capito? Senza il suo permesso. Questo è stato il suo destino, non so che altro dire.